Come anticipato da Maria Pia, è pronto il nostro primo ospite di oggi, è Fra Alessandro Mastro Matteo, lo vedete già in collegamento alle mie spalle, ministro provinciale per la provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise. Buongiorno, buongiorno. Pace bene a tutti. Pace bene. Pace bene, benvenuto Fra Alessandro. Come stai, tutto bene? Bene, grazie. Bene. Grazie per l'invito. Ieri era un giorno di udienza generale del Papa, per cui non abbiamo avuto il tempo necessario per parlare di questo straordinario anniversario che riguarda appunto la regola bollata, ma oggi recuperiamo alla grande e quindi ecco, vogliamo chiederti subito, partire proprio dal principio, perché Francesco sceglie una regola per i suoi frati? Sì, ogni regola è... intenta a regolamentare appunto la vita di una organizzazione. Francesco all'inizio non aveva intenzione di scrivere una regola per i suoi frati, ma semplicemente di vivere il Vangelo sic et simpliciter. Successivamente, con l'aumento dei frati e con alcune vicissitudini, Francesco desiderò consegnare dapprima a Papa Innocenzo III un proposito di vita, quello che attualmente definiamo come forma vitae, che poi è stata la base, chiaramente, per una seconda e definitiva stesura della regola approvata da Papa Onorio III nel 1223, esattamente il 29 novembre. Prima di questa regola definitiva, ovvero la regola bollata, vi è un'altra, molto utile per il nostro carisma, per l'identità carismatica dei frati minori, che è la regola non bollata del 1221, appunto una regola che non ricevette l'approvazione papale. Pertanto Francesco volle per i suoi frati una chiara indicazione anche da parte della Chiesa, cioè il permesso di poter vivere il Vangelo. Tra l'altro, la regola del 1223, che ricevette appunto l'approvazione con la bolla Solet Annuere da parte di Papa Onorio III, comincia così: la vita e la regola dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza senza nulla di proprio e in castità. E la regola, che si compone di 12 capitoli, termina proprio con il riferimento al Vangelo, cioè ci dice che bisogna osservare il Vangelo attraverso la mediazione della Chiesa, rimanere ai piedi della Santa Romana Chiesa, appunto per non tradire quel Vangelo che ci è stato dato in dono. Possiamo dire che è importante conoscere anche le varie stesure delle regole che riguardano appunto le fonti francescane. Quanto è importante? Quanto è una questione solo per specialisti? Beh, certamente nei primi commentari, soprattutto post-conciliari, la regola fu intesa come una serie di leggi che i frati dovevano osservare. Con studi maggiormente specialistici invece si è colto che all'interno vi è l'anima di Francesco, quindi un testo propriamente spirituale, quello della regola. Oggi possiamo definirla una regola in cammino, un vero e proprio cantiere aperto che cominciò nel 1209 e che continua ancora oggi ad essere scritta dai frati minori qui e ora. Chiaramente l'applicazione della regola viene mediata attraverso le costituzioni e gli statuti generali dei tre ordini e anche del terzo ordine regolare. Pertanto della regola noi conserviamo l'anima, ma evidentemente per l'attualizzazione, ecco, cerchiamo di porre in campo anche una sorta di creatività. Pertanto potremmo dire della regola che vi è un aspetto retrospettivo, quindi quella fedeltà la guardiamo con ammirazione e non ne perdiamo il senso e il contenuto, ma dall'altra parte ci proiettiamo al futuro vivendo il presente in un solco di creatività. Ecco che le redazioni della regola 1209, 1221, 1223 sono soltanto l'incipit di una regola che poi è stata scritta ancora attraverso la vita e la missione dei frati lungo i secoli e che continua ad essere scritta tutt'oggi. Fra Alessandro, se potessi chiederti, oltre, come dire, no, i passaggi fondamentali,
se c'è qualche passaggio nella regola particolare che ha sempre suscitato la tua attenzione, la tua curiosità, il tuo interesse. Sì, la regola si compone di tanti precetti e anche di tante esortazioni. È molto singolare il linguaggio che usa Francesco: debent, debet, debeant, precipio in latino, no? Quindi sono degli ordini o delle esortazioni. A me ha sempre meravigliato un capitolo della regola, che è il capitolo quinto, sul lavoro. Ecco, la grazia del lavoro, la definisce Francesco, quasi a riportare il lavoro su un piano teologico, no? Il lavoro manuale poi in qualche misura è causa e conseguenza anche del lavoro per l'impegno dell'edificazione del Regno dei Cieli. E quindi questo lo si fa evidentemente per allontanare l'ozio, ma anche per dare lode a Dio. Ecco perché è un vero è una vera e propria grazia, cioè un dono gratis che viene dall'alto e che si realizza attraverso l'impegno personale di ogni frate che abbraccia il Santo Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità di frate Francesco e di tutta quanta la tradizione francescana. Fra Alessandro, se si volesse immergersi magari con un'opera anche artistica oppure un libro, nel clima di allora, con un titolo che ci puoi consigliare che sia fedele, cosa sceglieresti? Un libro, appunto, una canzone, un film? Come possiamo metterci veramente in quei panni di allora e capire queste persone che sarebbero diventati appunto i seguaci di Francesco, che abbracciano una strada per lo più ignota ancora? Sì, per conoscere frate Francesco e per conoscere l'identità carismatica francescana c'è bisogno innanzitutto di eliminare tutto quell'alveo romanticizzato della nostra vita. Bene. Frate Francesco non era tanto l'uomo che saliva sui tetti per parlare con gli uccellini, ma un uomo molto concreto. Ecco, sì, quindi dobbiamo. Io però chiedo scusa se ti interrompo, questo è preziosissimo, ma su questo è stato detto molto e si trova molto più facilmente, diciamo, la barra a dritta su chi è veramente San Francesco, anche grazie ovviamente al fatto che noi abbiamo tanti collaboratori frati che hanno tante occasioni di raccontarci tutto questo. Io parlo invece proprio del clima di tutti quegli altri che in qualche modo sono riusciti a sapere di lui e che l'hanno seguito e che magari erano tanti analfabeti che non avevano idea di cosa fosse una regola. Tutto questo è ipotizzabile, è bene conoscerlo. Sì, certamente, la conoscenza passa sempre attraverso lo studio storico e tanti uomini e tante donne, benché analfabeti, comunque hanno assunto in tutto lo spirito di Francesco, pur non sapendo leggere, pur non conoscendo propriamente gli scritti, ma in una trasmissione orale. Anche noi siamo figli di una realtà storica che conosciamo attraverso la documentazione storica, ma siamo anche figli di una tradizione orale, cioè nel 2023 noi abbiamo evidentemente ereditato tutto un complesso di strutturazione francescana che accogliamo in eredità e che consegniamo in dono anche ai posteri, per cui ciascuno di noi, nessuno escluso, è chiamato evidentemente ad accogliere questa bellezza e a trasferirla anche in futuro. La storia del francescanesimo è ampia e anche articolata, a tratti non se ne è ancora studiato il contenuto e in alcuni segmenti le forme. Soprattutto, ecco, la storia francescana moderna e contemporanea. Abbiamo una altissima conoscenza della storia del primo secolo del francescanesimo, ma ahimè ci sono ancora degli scritti sconosciuti, così come degli eventi che andrebbero rinvenuti, per cui si invoca anche l'impegno di
storici e di teologi che si impegnino appunto a riscoprire tutta questa realtà che rimane ancora inedita. Non dimentichiamo che la bellezza e lo studio intorno alla spiritualità francescana non è semplicemente il frutto di frati minori, delle varie obbedienze, ma nell'ultimo periodo è anche e soprattutto, potremmo dire, il risultato di studi seri, serissimi, di alcuni laici che hanno posto il focus su un ordine che ha avuto in maniera vertiginosa una crescita non soltanto numerica, ma anche di qualità. Non dimentichiamo che abbiamo il primo Papa francescano dopo 62 anni dalla morte di Francesco, e questa la dice lunga, e poi gli intrecci evidentemente tra ordine dei frati minori e sede apostolica. Ci puoi Ecco, ricordare questo. chi era il primo Papa francescano? Scusa l'ignoranza. Sì, il primo Papa francescano fu Niccolò IV, che fu eletto Papa nel 1288, e poi a seguire vi fu Papa Sisto, IV, V, Clemente XIV. Abbiamo avuto quattro papi francescani fino al 1700. E il primo Papa francescano si distingue in modo particolare perché diede un'attenzione unica a quegli uomini e quelle donne che, benché vivessero una vita comune, tuttavia desideravano seguire lo spirito di Frate Francesco, quelli che oggi noi chiamiamo i terziari francescani. Quindi E oggi abbiamo un papa che porta il nome di Francesco. esattamente, Fra esattamente. Alessandro, visto che abbiamo ancora qualche minuto, volevo farti ritornare su quella bella immagine che stavi anticipando prima, perché voglio farti un'ultima domanda. Quando parlavi di San Francesco che è associato al frate che sui tetti parla agli uccellini, ma tu, ecco, lo stavi riportando in una dimensione più concreta. Ti prego di sviluppare il pensiero, perché voglio farti un'ultima domanda. Sì, Francesco è l'uomo della realtà, è l'uomo che soffre, che grida il bisogno di una solidarietà comune, è l'uomo che ci ha fatto riscoprire la bellezza della creazione. Non è un caso che tu stesso, Toni, abbia citato Papa Francesco come il successore, potremmo definire verace, no, di questa immensa figura di santità. È l'uomo della concretezza, e questo lo vediamo non soltanto nella lettura della regola, ma un po' in tutti gli scritti. Scritti che, se associate alla conoscenza delle biografie, soprattutto dei primi secoli su di lui, ecco, ci fanno cogliere un Francesco che è tutto realtà, è tutta concretezza. Per esempio, il richiamo al lavoro, alla predicazione, oppure al voto della povertà assoluta nell'impegno fattivo, ecco, ci dice un uomo che divideva la sua vita, l'anno solare, proprio in due parti. Una gran parte era dedicata alla preghiera, alla contemplazione, un'altra invece all'azione, all'aiuto, nei lebbrosari, nella predicazione. Non dimentichiamo appunto che Francesco viveva 5 quaresime l'anno, quindi si nutriva di Dio per portare poi Dio agli altri. E beh, questo fa superare una logica di un Francesco che invece vive nei boschi e che parla semplicemente con gli animali, cioè, come dicevo all'inizio, quella forma un po' romantica che probabilmente ha favorito anche un avvicinamento di ciascuno di noi. Questo non è da escludere, è da includere chiaramente, ma Francesco non è soltanto questo, è Ecco, il santo della realtà, il santo che trasforma il Vangelo in vita. tra romanticismo e realtà, San Francesco è ancora percepito come un santo estremamente moderno, nonostante, ecco, siano passati 800 anni, ecco, in quest'anno celebriamo questo anniversario così corposo, e si è vissuto in un'epoca storica complessa come il Medioevo. Però, ecco, è percepito ancora come un santo moderno. Perché? Beh, perché il suo messaggio è di autenticità e noi sappiamo che gli uomini e le donne autentici non tramontano mai nel solco della storia. E Francesco ha fatto sul serio, ha appunto trasformato la realtà del Vangelo in vita vissuta e, nonostante siano passati 8 secoli di storia,
noi lo ricordiamo, non ne facciamo memoria, cioè non lo releghiamo ad una dimensione semplicemente intellettuale o intellettiva, ma lo riportiamo ad una dimensione affettiva, cioè lo ricordiamo appunto etimologicamente, questa parola dice questo, cioè lo riannodiamo al cuore, lo riportiamo alle realtà vere. Perché Francesco possa continuare a vivere, cioè non è un pezzo da museo. Ecco, e noi frati minori siamo chiamati ad esprimere nelle modalità dell'oggi quel carisma che profuma ancora di freschezza e di novità. Molto bello davvero quello che abbiamo ascoltato e naturalmente con un augurio affettuosissimo a tutti voi. Noi stiamo salutando Fra Alessandro davvero a malincuore, a proposito di cuore. Ma ci ritroveremo, Fra Alessandro. Con Siamo grande piacere, grazie di fiduciosi. cuore a voi. Buona giornata. Grazie, grazie per la tua disponibilità e per appunto le tue parole. Noi, Maria Pia, ci fermiamo per qualche istante, così tiriamo il fiato, poi ci ritroviamo con la nostra rubrica sui libri, ma poi apriremo una nuova parentesi appunto Certo, sulla regola Bollati. ritorneremo su questo perché è troppo bello parlare di San Francesco. Linea alla regia.